Questa lastra rinvenuta sul Cardeto apparteneva, insieme ad altre che purtroppo sono andate perdute, ad un monumento funerario di forma circolare. È un rilievo che rappresenta una figura femminile danzante con una cetra nella mano sinistra, e con la mano sta toccando le corde e con la mano destra invece tiene un plettro. La figura è impegnata in un passo di danza, lo si capisce dalla posizione dei piedi e anche dalla veste che si dispone fluttuando tra le gambe in un passo leggero e morbido. La torsione del busto è affidata alla rappresentazione della spalla vista frontalmente, mentre tutta la figura è rappresentata di tre quarti. Si tratta di una rappresentazione che è racchiusa tra due colonne a basso rilievo ed è superiormente chiusa da un fregio floreale. Doveva trattarsi di un monumento funerario per una committenza colta e raffinata, probabilmente opera di maestranze locali di un buon livello. La datazione di questo monumento risale alla fine del I secolo a.C.